Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Farming Simulator 2019 sulla Italian Rice. Allora, siamo rimasti che stavamo tagliando il cosiddetto risamelo, il nostro riso, solo che avevo il cassone pieno, il tank pieno, chiamato tank, tanks, prego, quindi l'abbiamo svuotata. Adesso io dovrei fare un su e giù. Dovrei fare un su e giù, giamelo praticamente, per un po', su e giù, due su, eccetera, eccetera. Ma cosa succede? Che questa mia tetrebbia, purtroppo, con l'operaio si incricca ovunque. Perché? Perché l'operaio è un po' stupido, ok? Quindi la situazione qua è questa. Io adesso farò che fare una cosa del genere, tanto so già che andando in fondo si va a incriccare dentro nella roggia. Andiamo a vedere, ma vedrete che sarà così. Allora, come vi ho detto io nell'altro video, prima praticamente, cosa succede? Che io faccio questo video e vediamo che giro fa, e poi vi farò altri due video sempre sulla Farming Simulator, però sulla Facebook, i due video che farò dopo, ok? Volevo provare a vedere se riesco a pubblicarvi due video al giorno. Non so se ne sarò in grado, perché dovrei pubblicare adesso, quindi due video al giorno mi sa che sono un po' impossibili, ma ci voglio provare. Quindi vuol dire che devo mettere a posto i video. Il video che ho pubblicato stamattina è un video di Creativers, quindi sarà un video voglio vedere se riesco a pubblicare quel video là, non quello di Creativers, il primo che ho fatto di questo, dell'Italian Rice, e poi vi domani pubblicherò gli altri due. Allora, la mia idea sarebbe di non fare le live adesso. Però stavo pensando a una cosa. Volevo provare in un'altra maniera a fare le live. E per fare in quella maniera, purtroppo, dobbiamo farla provare di nuovo. Quindi farò di nuovo una live domani, non porterò Creativers, ma vi porterò Farming, ok? E ve lo porterò sulla Facebook Map. Perché sulla Facebook? Perché l'Italian Rice potremmo anche farla sull'Italian Rice, l'altra volta l'abbiamo fatta sulla Facebook, magari farla sull'Italian Rice, adesso vediamo un attimino, perché sulla Facebook mi volevo portare avanti, essendo che sulla Facebook Map io posso mettere altre cose, aziende, fabbriche, tutte quelle cose lì, volevo portarmi avanti un po' su tutto. Il problema è che non è facile. Non è facile per me, perché purtroppo la situazione, ragazzi, è un po' critica, perché avendo cancellato tutto,
quando ho avuto quel problema, non ho cancellato il gioco, però ho cancellato, ho cancellato, avevo cancellato tutte le mod. Quindi adesso devo andare a cercarle tutte, ed è un bel casino. Tante le ho già trovate, però tante non ancora. La Global Company ce l'ho, o la patata washer, che quella è una cosa che vi voglio portare. E un'altra cosa che io non vi avevo portato è la fabbrica della carne. La fabbrica della carne, delle salsicce, quelle cose. E poi ci sono altre che non abbiamo visto, tipo la vite per il vino e la cantina, la distilleria praticamente, ok? E ci sarebbe anche, volendo, quella per la birra. Il problema, ragazzi, è questo, che per la birra servirebbe il luppolo che noi non abbiamo. Ok, è tutto lì. Adesso volevo fare un'altra cosuccia con voi, andare a prendere il nostro Fiat, quindi non questo, ma il Fiat, questo qua, attaccare il nostro carro, quello per le balle, e caricare le balle. Allora, io ho preso il carro per portare le balle autoload, è molto più comodo, è molto più veloce, ragazzi. Io non è vero, è più realistico prendere, caricarla, eccetera eccetera, però uno, non abbiamo l'attrezzatura ancora, e due, vorrei anche fare le cose molto più in fretta, perché se no, ragazzi, qui non ce la caviamo più. E andiamo a prendere il nostro carro e vi faccio vedere, è molto comodo. Ripeto, non è realistico, però è molto comodo. Quindi andiamo qua. Andiamo. L'avevo usata, come vedete, ho già comprato dell'altro erbicida. E quindi allora, lo devo poi solo ritirare. Ok? E andiamo. Sicuramente ci staranno tutte, perché questa mi sembra che ci stanno 28 balle, se non mi sbaglio. Allora, posizione operativa, vediamo se è quella giusta. Perfetto, perfetto, è quella giusta. Come potete vedere, basta che gli passi vicino e lui la carica. Vedete? È vero, uno ci pensa, dice, però non è realistica, non è realistica, vaffanculo, non è realistica. Però, ragazzi, è molto più veloce e molto più comoda, vi dico la verità. Quindi io faccio in questa maniera e basta. Così. E così. Perfetto. Così. Così. Vedete, come potete vedere, è molto veloce come cosa. Adesso andiamo qua. Andiamo qua, andiamo a prendere, qua, andiamo a prendere un attimo queste due, ci giriamo e andiamo a caricare le altre. Dovrebbero stare, mamma mia, però, ragazzi, pensavo di averne fatte poche, invece ne abbiamo fatte abbastanza, 16. No, 18 ce ne stanno su questo, ce ne stanno 18. Perfetto. Posizione da trasporto.
E andiamo. Adesso vi faccio vedere posizione da trasporto. Purtroppo col carro così, ragazzi, è un po' difficile fare girare per tutte queste stradine, ma ce la facciamo. Ok? Come avete visto, ho caricato in un attimo, è molto veloce come cosa. Quando poi sarà il momento che abbiamo la possibilità anche di comprare dell'attrezzatura in più, allora ragazzi, pian piano possiamo anche dilettarci a caricare noi, scaricare noi, eccetera, eccetera. Ok? Quindi può essere fattibile. Adesso per il momento, purtroppo, ragazzi, faremo così. Qua ci siamo. Andiamo qua. Ci metteremo qui sopra, esattamente sul trigger. Posizione no, operativa. E svuota cassone. Scarica balle. Scarica qui le balle. Perché non me ne fa... Perché non me ne scarica? Ok. Scarica balle. Scarica qui le balle. Non me le scarica. Allora, proviamo a girarci e vedere un attimino. Fatemi solo provare una cosa, ragazzi, perché purtroppo l'ho scaricato da poco sta mod e voglio provare a vedere solo in questa maniera, perché ah, ok, secondo me ho sbagliato la direzione, perché allora, come potete vedere, le scarica. Vediamo se possiamo fare in questa maniera. Guardate, se ci riusciamo, quindi dovremmo riuscire a scaricarle così, guardate, passando esattamente qui fuori dal, esatto, vedete? Ok, allora il trigger purtroppo, ragazzi, è sulla posizione sbagliata. Quindi, come potete vedere, là ci sono tutte le balle messe in ordine, le mette già lui in ordine, ok? Possiamo andare di là. Allora, però, intanto andiamo a vedere la nostra mietitrebbia, che è di nuovo bloccata perché è piena. Questo è pieno, bisogna andare a vuotarlo, quindi andiamo a vuotarlo così. Scarichiamo.
E il camion che io volevo prendere, ragazzi, è lo stesso camion che abbiamo sulla Facebook, ok? Allora, è piccolino perché ha una portata di 15.000, non di più, ok? Però possiamo mettergli un aggancio e portare, utilizzare quel camion, no? Automaticamente per il trasporto del cassone come quello del bilico. Quindi, allora, scusate un attimo, facciamo che fare così con la mietitrebbia, così, e giriamo un attimino la mietitrebbia in questa maniera, andiamo qua, la giriamo, così, e scarichiamo. Sono andato a finire sul trattore. E voilà! Ragazzi, se ero nella realtà, avevo fatto un disastro. Comunque, cercare di guadagnare qualche cosina di soldini. E l'unico modo per farlo è mettere anche degli abbonamenti. Non sono obbligatori, ve lo ripeto, non sono obbligatori. Gli abbonamenti li metterò solo per chi vuole. Chi vuole farà gli abbonamenti, chi non vuole gli abbonamenti non li farà, non è un grosso problema. Quindi, ragazzi, io farò quello che devo fare con gli abbonamenti, poi ognuno fa quello che vuole, cioè non viene obbligato per forza a dire: ah, ma guarda, io devo guardare il video e devo pagarti per guardare il video. No, non è vero, perché tu puoi guardare i video come vuoi senza fare nessun tipo di abbonamento, ok? Quindi va bene, non è un grosso problema. Adesso noi qua abbiamo alzato, dobbiamo girarci così. Perfetto. E spostare questa andana di qua. Ok. E ci siamo. Allora, questa andana viene spostata di qua. Perfetto. Andremo a spostare. Ma dove vado? Ma dove sta andando? Dove sta andando? Vedete l'operaio cosa sta facendo? Lo vedete? Adesso deve entrare di nuovo nel fosso per poi riandare dall'altra parte. Io non so perché deve fare un giro immenso come questo. Guardate che roba. No, ma non è normale sta cosa. E adesso si è incricato. Oh mio Dio! Allora, come potete vedere, ci mettiamo un po' a fare le andane, con questo qua. Però, ragazzi, io vi dico la verità, mi diverto con questo coso, perché è abbastanza carino. Allora, la mietitrebbia è finita. Ah no, ok, perfetto. Girata così. Merda, porca. Facciamo così. Ok. Adesso sicuramente lui andrà nel fosso un'altra volta, perché è giusto che sia così, no? Se no come fai a sfare la mietitrebbia? Ok. Molto bene, andiamo con questo. Tanto sono sicuro al 100% che, come avete potuto vedere, abbiamo. Poi vabbè, se rimane qualcosina, ragazzi, poi ci penserò io in qualche modo. Purtroppo la situazione è così. Allora, facciamo così e così.
andiamo giù e diamo il colpo e via. Così non facciamo un'andata perfetta, come potete vedere, ma la faremo dopo. Sì, è vero, ci mettiamo un po' di tempo perché purtroppo è fatto così. Quindi diciamo che è come nella realtà. Nella realtà questi qua così bisogna fare in questa maniera, purtroppo. Bisogna fare prima da una parte e poi dall'altra e unirli. Di solito però non viene utilizzato per la paglia, perché di solito le mietitrebbie dovrebbero creare già loro stesse delle andane un po' comode e non delle andane stupide come queste qua. Solo che tante volte non riesco proprio a capire come tutto l'ambaradan. Andiamo su qua, fatto un casino, devo tagliare il riso io, già capito, non devo più mettere l'operaio, devo fare quello che devo fare io e basta, perché sennò ragazzi qua non ce la caviamo più. Ok, andiamo. E voilà, e qua le andane dovrebbero essere abbastanza dritte, perfetto. In questa siamo abbastanza a posto. La mietitrebbia è finita dove? Ragazzi, finita di nuovo nel fosso, come qui. Tu dici, ma perché non fai in modo di tagliare un po' il riso, così la mietitrebbia non va più nel fosso? No ragazzi, ho già provato in tutte le maniere, tutte, ho già tagliato anche fino qua, non c'è niente da fare, lui deve andare fino là a girare, non so per che motivo lo fa e non l'ho capita questa cosa. L'unico modo che c'è per non finire nel fosso è tagliare io, è l'unico. Perché se no io posso anche dimezzargli il campo, ma state pure tranquilli che lui finirà nel fosso sempre. Sempre, sempre nel fosso. E sarà sempre così, non c'è niente da fare. Adesso dobbiamo partire qua un'altra volta da questa riga qua, perché voglio chiudere. Voglio fare l'andana qui. Ok. Voglio farla qua in mezzo. Almeno abbiamo un po' di spazio per girarci. Perché se no ragazzi qua non ci gireremo mai. Perfetto. Qua ci siamo. Ecco, la cosa brutta, la cosa bella di questo qua è che ti puoi girare come vuoi, perché andiamo a, come si dice, ad alzarlo tutte le volte. Ok? Allora, fatemi mettermi giusto un attimino, perfetto. Così e così, perfetto. Ok? Come potete vedere non sono ancora perfetto con l'andana, ma l'andremo a fare giusta. Ok, perfetto, vedete, fa sempre così e ragazzi non cambierà mai la cosa, andrà sempre nel fosso. Adesso andrà nel fosso, si incriccherà un'altra volta, poi devo andare io di nuovo a tirarla e non ci sta a fare, e sarà sempre così, sempre così. Perfetto, come potete vedere adesso l'andana si sta facendo giusta, quindi andremo a unire questa andana. Perfetto, poi sì, tralascerà qualcosina, ma ragazzi andiamo a vedere la nostra mietitrebbia che si è incriccata
per l'ennesima volta. Non c'è niente da fare. La mia ditrebbia. Io vi faccio vedere una cosa adesso. Vi faccio vedere. Adesso io vado qua, ok? Io vado qua. Faccio risultare alla mia ditrebbia praticamente che io qua ho ridotto il taglio, ok? Quindi cosa faccio? Faccio in questa maniera qua. Faccio un taglio qui e vado in fondo. Che cazzo è successo? Ma porca di quella puttana. Ok, andiamo in fondo. Molto bene. Tanto sicuramente sarà, ecco, pieno. Quindi torniamo indietro un'altra volta. E non c'è stato verso, ragazzi. Non c'è stato verso. Lui andava nel fosso e non c'è niente da fare. Perché lui già solo con questa passata dovrebbe fargli risultare che il riso non c'è e dovrebbe fermarlo, fermare la metitrebbia. Ok? Ma io per essere sicuro, ragazzi, faccio in questa maniera. Ok? Taglio un po' anche qui, così. E faccio un altro passaggio tornando indietro. Ok? Così. Esattamente così, ok? Così con questa larghezza siamo sicuri che la metitrebbia non riconosce il passaggio, cioè vede che non c'è il riso e si dovrebbe fermare, ok? Ci siamo. Allora andiamo qua, gli diamo il via, lui va, ok? Adesso arrivati qua dovrebbe fare la manovra, quello sono sicuro, la dovrebbe fare la manovra. Vi faccio vedere questo, poi dopodiché stacchiamo, ok? E ci salutiamo. Bene, lui qua vede che non c'è, si ferma, fa la manovra. E va bene fare la manovra. Fa questo genere di manovra stupida, non ho capito perché deve fare questa manovra stupida, ma comunque va bene, la sta facendo e sono contento. E va bene. Si addrizza, ci mette un'ora e mezza per fare una manovra, perché è un pirla, però ce l'ha fatta. E voilà. Cose che potrebbe fare anche io, non le fa. Adesso vediamo se va nel fosso oppure no. Lui adesso lì dovrebbe fermarsi, ok? Dovrebbe fermarsi e dovrebbe riuscire a fare la manovra, perché lì ce la fai a fare la manovra, ok? Come potete vedere, ecco, a lui risulta che non c'è, torna indietro, va avanti. Ma dove sta andando? Guardate. Forse ce la fa così, ragazzi. Allora hanno fatto degli aggiornamenti. Perché se no lui andava avanti fino qua, poi girava dentro e andava comunque dentro nella roccia. Non c'era niente da fare, andava comunque nella roccia, nel fosso. Hanno fatto un piccolo aggiornamento allora. E sono contento, perché era quasi ora. Bene, allora ragazzi. Facciamo una bella cosuccia, anche oggi abbiamo fatto qualcosa, vi ho fatto vedere qualcosina, abbiamo incominciato a mettere da parte la nostra paglia, qua si è fermata la metitrebbia perché è piena, non fa niente, io come sempre un grosso bacio, un grosso abbraccio da vivo libero, mi raccomando ragazzi tanti bei pollicioni in su sotto i miei video e condividete, ok? E commentate, mettete sotto i miei video, fate una cosa, fatemi sapere voi se volete le like, ve l'ho già detto una volta, mettete sotto nei commenti, mettete sì like, no like, ok? Se volete le live lo stesso, io ve le faccio lo stesso, anche se fanno un po' schifo da vedere,
se no ragazzi facciamo i video e va bene così. Nella live, appena ho il telefono a posto, ragazzi, facciamo la live e proviamo col telefono. Proveremo in quel modo lì. Cercherò di utilizzarlo, vedere un po' come fare, ok? Bene ragazzi, ciao ragazzi, un bacione e un grosso abbraccio da Vivo e Dai. Ci vediamo al prossimo gameplay.